Recensione di Buggy Run per Master System. Una bella copertina mostra due auto che si sfidano in modo furioso. Lo ammetto, i giochi con le macchinine visualizzate dall'alto o come in questo caso con una visuale 3D isometrica mi sono sempre piaciuti tantissimo, ma su Master System abbiamo avuto qualche scivolone. Ad RC Grand Prix ho assegnato un 4,9 e a Super Off-Road un 4,2. Beh, sono felice di annunciarvi che, almeno secondo il mio parere, questo Buggy Run è il migliore titolo di questo tipo che possiate trovare su Master System. In questo videogioco di corse l'importante è arrivare primi o almeno non ultimi. Lo scopo è vincere il campionato con la croce direzionale, anche se su Master System non è una croce. Si gira verso sinistra o verso destra, con un tasto si accelera e con quell'altro si utilizzano alcuni oggetti speciali. Non esiste il freno, nel senso che basta lasciare l'acceleratore e la macchina rallenta molto velocemente. Alla fine di ogni gara vengono assegnati dei soldi che possono essere spesi all'interno di un negozio per potenziare il proprio mezzo. È possibile potenziare ammortizzatori, gomme, motore, trasmissione, sterzo, che serve per curvare più velocemente. E poi possiamo aumentare il numero massimo di oggetti che possiamo trasportare. Praticamente possiamo trasportare turbo e bombe da piazzare sul terreno. E possiamo anche acquistare i turbo e le bombe. Sul tragitto possono comparire dei power-up come turbo che vengono utilizzati subito, che sono quelli rossi, praticamente gli passi sopra e la macchina utilizza subito il turbo. Turbo grigi che invece vengono messi nella riserva personale. Denaro aggiuntivo e un punto di domanda che può essere a caso uno dei power-up appena descritti oppure anche una specie di mega bomba che fa scoppiare tutti gli altri avversari. All'inizio è possibile scegliere un corridore fra una rosa presentata dal gioco. C'è un bel campionato con tante piste, tanto è vero che è presente un salvataggio con password. E i tracciati sono molto vari, pieni di curve, di terreni diversi, di salti, di pendenze, ci sono addirittura paraboliche, di cunette, acqua, corsi d'acqua, eccetera. Il titolo presenta una nutrita serie di opzioni. Stiamo guardando in questo momento il campionato per singolo giocatore. Poi abbiamo 4 mini campionati da giocare in due. Sono 4 mini campionati perché sono 4 ambientazioni composte ciascuno da 3 piste. E queste si possono giocare in 2 giocatori. Qui la pista viene tutta visualizzata in un'unica schermata. È quasi come se fosse un altro gioco. Mentre prima avevamo una visuale simile ad RC Grand Prix, qua ne abbiamo una simile a Super Off-Road. Anche qui è possibile potenziare le auto, ma essendoci soltanto 3 piste puoi potenziare poco, insomma di meno. La modalità Battle prevede una battaglia in cui spingere le altre auto fuori dall'arena. Vince chi rimane nell'arena. Ci sono 3 arene e basta, cioè qui non c'è un campionato. Ci sono 3 arene e si fa una partita. Si può partecipare a questa modalità sia da soli che contro un amico. C'è anche una modalità sfida uno contro uno in cui sfidare il computer o un amico su una pista a scelta. Aggiungo che c'è anche una modalità free run per provare circuiti. Qui, in questa modalità che sto mostrando, è possibile scegliere il numero di giri da fare, mentre nel campionato no, e scontrandosi troppo con le altre auto, la nostra macchinina può esplodere. Subito dopo ricompare, ma anche se schiacci una mina esplode la macchina, poi dopo un po' ricompare. È chiaro però che perdi tempo prezioso.
Graficamente Buggy Run si presenta bene, con una varietà più che sufficiente, uno scorrimento solido e un livello di dettaglio abbastanza buono. Il sonoro ci permette di ascoltare qualche musichetta carina, niente di memorabile, ma che comunque accompagna gradevolmente la partita. Gli effetti sonori non sono tanti e direi che sono sufficienti. Non c'è il rumore del motore, si può sentire qualcosa di simile al rumore del motore soltanto quando si utilizza il turbo. Da una parte mi è un po' dispiaciuto, perché ritengo sia bello sentire il rumore dei giri del motore che salgono, che aumentano. Dall'altra, forse è stata una scelta azzeccata, visto che con le capacità audio del Master System, o comunque in generale delle console a 8-bit, spesso il rumore del motore era un ronzio, a volte anche fastidioso. Tutto sommato, do un giudizio positivo anche al sonoro, anche se non è così tanto positivo come la grafica. La giocabilità. Come vi ho detto all'inizio, questo, secondo il mio parere, è il migliore esponente del genere su Master System, quindi la giocabilità è sicuramente alta. Le macchinine si controllano bene. Qui vedete che mi schianto, è perché avevo appena messo il volante più potente, quindi l'auto girava velocissima e mi dovevo abituare, ma è sufficiente un po' di pratica e poi si controlla bene l'auto. La visuale 3D isometrica forse genera qualche difficoltà in più nel capire bene le posizioni e le distanze, ma anche in questo caso è semplicemente un fattore di esperienza. Quindi ripeto, le auto si controllano bene, il gioco è divertente, è bello potenziarle, è una cosa che a me piace tantissimo, potenziare le macchine, farle diventare sempre più potenti. Le piste sono tante, ma non tantissime, io ne avrei gradite di più. E comunque ci sono tante modalità, c'è un bel campionato, c'è la modalità due giocatori, c'è la modalità battaglia, la modalità sfida, la modalità free run. Insomma, è un gioco completo. Però, ecco, è sicuramente il miglior esponente del genere su Master System, ma non è il miglior gioco di questo tipo esistente. Perché ci sono alcune carenze, a mio avviso. Prima di tutto, come vi ho già accennato, io avrei preferito più piste. Poi non ho capito una cosa. Nella modalità a due giocatori ci sono 4 ambientazioni, ogni ambientazione ha 3 piste, però non sono disposte in sequenza, cioè tu ti puoi fare soltanto 3 piste, cioè scegli un'ambientazione e fai quelle 3 piste di quell'ambientazione, poi il gioco finisce. Devi cominciare un'altra partita se vuoi continuare a giocare. Ora io mi chiedo, i programmatori hanno realizzato 12 piste, 3x4, 12, per giocare in due. Perché non hanno fatto un bel campionato in cui affrontare tutte queste piste in sequenza? Anche perché con solo 3 piste non è che puoi potenziare più di tanto l'auto, sì. Diciamo che vincere nella modalità a due giocatori ti dà più soldi, quindi puoi comprare più cose, ma comunque non fai in tempo a potenziarla al massimo. Sarebbe stato bello, appunto, visto che tanto ci sono 12 piste, sono già programmate, sono già presenti nella cartuccia, oltre alla modalità già presente, si poteva fare anche un bel campionato con tutte queste 12 piste in sequenza, con gli avversari che diventavano sempre più coriacei. E secondo me è una grave mancanza, perché così la modalità a due giocatori viene relegata ad una partita breve, mi sembra più una modalità adatta a una console portatile. E poi si può scegliere il numero di giri soltanto nella modalità versus, cioè quella di sfidare un'altra macchinina che può essere o un amico o la CPU su una singola pista. Beh, mi sarebbe piaciuto poter scegliere il numero di giri anche nel campionato normale, perché qui nel campionato normale abbiamo 3 giri in ogni pista, ma io 5 giri li avrei voluti scegliere, mi sarebbe piaciuto di più, avrei avuto più tempo magari per recuperare quando
la partita andava male. Quindi ecco, una giocabilità molto alta, ma ci sono delle strane scelte che non avrebbero comportato l'aumento di dati nella cartuccia. Cioè, alla fine, poter scegliere il numero di giri o far comparire in sequenza delle piste già presenti nella cartuccia non avrebbe comportato nessun aumento di byte, se non una cosa, penso, minimissima, ridicola. Per cui, purtroppo, con grande dispiacere, a mio avviso il titolo non raggiunge l'eccellenza. La longevità nel campionato a singolo giocatore: ci sono tante piste, anche se, come ormai vi ho già accennato due volte, io ne avrei preferite di più, però il gioco è un po' facile, è un po' facilino, l'avrei gradito un pelo più difficile. Mentre la modalità a due giocatori purtroppo è relegata a tre piste per volta. C'è la modalità versus, la sfida, che potenzialmente allunga la longevità all'infinito, ma io direi che nel complesso la longevità è buona, anche se sono del parere che si poteva fare qualcosina di più. Prima delle considerazioni finali, una curiosità: quando si gioca in queste piste tutte inquadrate in un'unica schermata, ho avuto l'impressione che i turbo avessero un'efficacia maggiore. Le mie considerazioni finali: il miglior videogioco di questo tipo su Master System dovrebbe, secondo il mio parere, meritare la vostra attenzione se siete appassionati di Master System e se vi piace questo genere di videogiochi. Un titolo che permette di giocare in due, che presenta tante piste in cui si può migliorare la propria auto e in cui i controlli funzionano a dovere. Divertente e piacevole, peccato per quelle stranezze che vi ho accennato, cioè l'impossibilità di scegliere il numero di giri nel campionato e la scelta di non mettere in sequenza tutte le piste già presenti per l'opzione a due giocatori. Aggiungo in questa fase della recensione che mi sarebbe anche piaciuto poter guidare l'auto su piste ghiacciate in cui l'auto sbandava, e questa è una cosa che un po' manca a questo titolo. Diciamo qualcosa di simile a Dark Sea Grand Prix, ma realizzato meglio. Qui le auto o non sbandano o sbandano pochissimo. Delle belle piste sulla neve o sul ghiaccio in cui l'auto sbandava poteva essere una bellissima caratteristica aggiuntiva, che purtroppo qui manca. La mia recensione è finita, tra poco viene visualizzata la votazione. Vi ricordo che se vi piacciono i miei video, un like e un'iscrizione al mio canale supportano il mio lavoro.